Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Sottoscritto l'accordo tra Regione Abruzzo e Amazon per la realizzazione di attività di supporto alle aziende, oltre che di promozione dei prodotti made in Abruzzo sul più famoso portale di e-commerce. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Un protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo ed Amazon, il più famoso portale e-commerce, che prevede la realizzazione di attività di supporto alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese, oltre alla promozione dei prodotti dell'Abruzzo. Da un lato le nuove modalità di commercio, dall'altro la tutela del piccolo commercio e dell'artigianato. Sì, cerchiamo di conciliare le nuove modalità di commercio basate principalmente fortemente sull'online, sulla consegna a domicilio e sulla concentrazione dei grandi gruppi con la tutela del piccolo commercio, dell'artigianato, ai quali cerchiamo di mettere a disposizione attraverso questo protocollo con Amazon la vetrina che una grande piattaforma internazionale può offrire e che a quel punto diventa paradossalmente l'occasione di rilancio del piccolo commercio e delle produzioni artigianali, delle piccole produzioni, perché invece di essere conosciute soltanto nel ristretto circondario di vicinato hanno l'occasione di aprirsi a una platea, è un pubblico nazionale e internazionale. Saranno attività sia online, quindi di webinar, sia dei bootcamp di 2 giorni, quindi intensivi, dei mini master dedicati all'internazionalizzazione e alla digitalizzazione. L'80% dei contenuti di questi corsi in realtà parla di marketplace in generale, di e-commerce e non di Amazon, proprio perché poi l'azienda deve essere libera di poter scegliere qual è il canale di vendita che è meglio per le sue attività. Tra pochi giorni ci sarà l'apertura dello stabilimento di San Salvo, che prevede in 3 anni l'impiego di circa 1000 persone. Siamo sicuramente ad una svolta epocale in quella che è l'economia di quel territorio, ma oserei dire anche della regione Abruzzo, essendo lo stabilimento di Amazon il più grande del centro-sud. Ci cominciamo a volgere lo sguardo verso la logistica, che è la nuova frontiera dell'economia del nuovo millennio. Sono 1091 i nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo. Sono stati diagnosticati con l'effettuazione di 414 tamponi molecolari e 2821 test antigenici. Il tasso di positività è del 33,7%. I nuovi positivi provengono 105 dalla provincia dell'Aquila, 467 da quella di Chieti, 237 da quella di Pescara, 228 da quella di Teramo, 18 da fuori regione, mentre per 34 sono in corso verifiche sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.438 con i 4 nuovi casi odierni di età compresa tra 79 e 95 anni, 3 in provincia di Teramo, mentre 1 è risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. Nelle ultime 24 ore sono 665 i dimessi guariti, gli attualmente positivi salgono a 54.456, più 420 rispetto a ieri. 275 pazienti sono ricoverati in ospedale, in area medica, più 9 rispetto a ieri, 9 in terapia intensiva. Il dato è invariato. La cronaca: una giovane madre di Gioia dei Marsi, Vanessa Carta, ha perso la vita ieri a seguito di un incidente stradale a Venere di Pescina. Distrutta dal dolore la comunità del piccolo centro marsicano. Vediamo il servizio. Stavano tornando verso casa con il loro bambino di appena 3 mesi. Poi, in pochi attimi, si è consumata la tragedia. L'auto è finita fuori strada e nell'incidente ha perso la vita una giovane mamma di 31 anni, Vanessa Carta, originaria di Gioia dei Marsi. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada regionale 83, nei pressi della frazione Venere di Pescina. La giovane mamma viaggiava con il marito, che era alla guida della Fiat Panda, e il figlioletto di appena 3 mesi, quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono finiti fuori strada andando a sbattere contro un muro. Nel terribile incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata sbalzata fuori dal finestrino, andando ad impattare violentemente contro l'asfalto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma per lei non c'era più nulla da fare. Pericolo scampato invece per il bambino e per il marito, che hanno riportato qualche ferita e sono stati per questo trasportati in ospedale dall'ambulanza del 118. La tragedia ha sconvolto la Marsica e l'intera comunità di Gioia dei Marsi. Il sindaco del comune marsicano Gianluca Alfonsi, tra le lacrime, parla di una ragazza solare, una famiglia bellissima, e annuncia la proclamazione del lutto cittadino per il giorno del funerale. Una tragedia che sconvolge la nostra comunità, ci lascia attoniti,
Basiti, davvero un colpo al cuore per tutti, una ragazza solare e ha sempre dato vitalità alla comunità, una persona che trasmetteva forza di vita e speranza. Abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino come segno di vicinanza e di dolore dell'intera comunità. E in questo triste momento la comunità tutta si stringe attorno alle famiglie toccate da questo grave lutto e facciamo sentire la nostra vicinanza ora e la faremo sentire anche dopo, perché è in questi momenti che ci si deve sentire comunità. Si sono svolti questo pomeriggio alle 16.30 i funerali di Massimo Speca, consigliere comunale ed ex segretario cittadino del PD, scomparso sabato all'età di 40 anni. Gremita a Teramo la chiesa della Madonna delle Grazie a celebrare la funzione, il vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi, presenti tra gli altri il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, il senatore Luciano D'Alfonso e il commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini. Annullati tutti gli eventi in città per la giornata odierna nella quale è stato proclamato il lutto cittadino. Speca, vittima di un malore, è stato trovato senza vita sabato all'interno della sua abitazione di Via Po. Conosciutissimo in città e apprezzato per le sue qualità umane oltre che politiche, la scomparsa di Speca ha sconvolto la comunità e ha generato il cordoglio di tutti i partiti e dell'amministrazione comunale e il dolore di conoscenti e amici. Massimo Speca lascia la moglie Alessia e due figli piccoli. Cambiamo pagina, sarebbe prossima la riqualificazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, sul tavolo il progetto della direzione ASL che prevede una spesa complessiva di 60 milioni di euro, 40 milioni arriveranno dalla finanziaria, per la parte mancante di 20 milioni ci sarà un impegno della regione. Selenia Secondi. Ci sono novità significative per la riqualificazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, novità che sono emerse nel corso del comitato ristretto dei sindaci e si parla anche di uno stanziamento. Sì, l'ASL ha portato al tavolo come ordine del giorno dell'ultimo comitato ristretto dei sindaci della provincia di Chieti un progetto di reingegnerizzazione del policlinico che costerà 60 milioni di euro, di cui 49 milioni provengono dai fondi della finanziaria articolo 20 e il restante da un impegno della regione a colmare il gap economico. Questo progetto ci ha convinto, i sindaci, 5 sindaci del comitato diciamo, si articolerà in maniera molto complessa con la creazione di un nuovo, di una nuova palazzina dove verranno accorpati servizi di tipo diagnostico, verrà riammodernata ed efficientata la sede del pronto soccorso, aumenteranno la tecnologia, quindi verrà migliorato il parco tecnologico con due risonanze magnetiche, TAC di ultima generazione, ecografi e quant'altro, e nel progetto c'è anche la costruzione di un parcheggio multipiano. Pescara da bollino rosso per 4 giorni consecutivi, non solo ieri ma anche oggi, martedì e mercoledì per la città è previsto il livello massimo di allerta per l'emergenza caldo, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute relativo a 27 località. Il bollino rosso oggi riguarda 19 centri, domani 13, mercoledì 12, con il capoluogo adriatico sempre presente. Al momento le temperature vanno dai 33 gradi della costa agli oltre 35 registrati nell'entroterra e in particolare in Val Pescara. E restiamo a Pescara dove c'è grande entusiasmo per il progetto Il Passante Artistico di Via Lago di Capestrano. Oltre alla realizzazione di murales sulle pareti di due edifici ATER sono state presentate le sculture realizzate dagli abitanti del quartiere, protagonisti di un laboratorio di arte inclusiva. Il servizio.
Nuovo volto per Villa del Fuoco, Rancitelli, per questa zona dove continuano gli effetti del Murap Festival, ma inoltre il comune sta investendo una somma importantissima. Sì, in questa zona noi stiamo investendo molto sia in termini economici che in termini sociali, perché questo intervento che stiamo facendo, che comprende sia aspetti artistici che di riqualificazione complessiva, cambia il volto di un quartiere che è stato sempre considerato per le sue negatività. Stiamo abbattendo i tre palazzi in via Lago di Borgiano e lì sorgerà una nuova piazza. Abbiamo insieme alla Fondazione Area portato avanti questo discorso del muralismo urbano facendo due interventi bellissimi su due fronti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica, uno proprio sulla strada e l'altro nella piazza. Poi proseguiremo con l'abbattimento del ferro di cavallo e anche lì sorgeranno spazi di aggregazione, il campo sportivo verrà riqualificato ulteriormente. Stiamo investendo molto. Possiamo spiegare quali sono queste due opere? Ecco, da un lato vediamo una parete che rappresenta cosa? Da un lato vediamo una parete che rappresenta dei fiori, è una parete floreale, già i fiori di per sé esprimono senso di felicità. E questo artista è molto bravo e molto conosciuto, è piemontese e che nel suo stile rappresenta immagini floreali, ma in questo luogo è particolarmente indicato nel verde anche degli alberi eccetera, della natura, si armonizza molto bene, mentre nell'altra parte abbiamo delle api, ma non solo delle api e quindi il rapporto con la natura, l'ape è produttiva, creativa, eccetera, miele, bellezza, eccetera, ma anche delle immagini, vedete che è tutto in fase di realizzazione, che riproducono l'edificio in cui ha abitato D'Annunzio a Villa del Fuoco, che è qui dietro e che ancora esiste, con la torretta che verrà riprodotta in varie parti del muro. E quindi cultura, natura, bellezza, recupero. Hanno espresso tutto il loro disappunto i rappresentanti del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale di Pescara sulla volontà dell'amministrazione targata Carlo Masci di modificare lo statuto di Ambiente S.p.A. sulla questione balla la realizzazione del biodigestore a Città Sant'Angelo. Vediamo. Un centinaio di emendamenti, così il Movimento 5 Stelle cerca di alzare il muro contro la modifica allo statuto di Ambiente S.p.A. che l'amministrazione comunale intende apportare in aula. I pentastellati invece chiedono tempo, anche in vista della fusione dei tre comuni Pescara, Montesilvano e Spoltore. Il sindaco Carlo Masci, che con queste modifiche pretende da una parte di acquisire formalmente il controllo del Consiglio d'amministrazione, quindi pretendendo diciamo, come dire, che a Pescara vengano riconosciuti tre membri su cinque, facendo di fatto fuori ogni forma di rappresentanza per quello che riguarda i comuni più piccoli, mentre invece dall'altro lato forse ancora più grave è l'ingerenza che si vuole avere nel comitato di controllo analogo, facendolo di fatto fuori nella sua conformazione così come oggi la conosciamo e sostituendolo con un organo amorfo che in realtà sarebbe formato dagli stessi membri dell'assemblea dei soci, cioè i sindaci, che da una parte dovrebbero controllare l'operato e dall'altra poi approvarlo. Quindi controllati e controllori diventerebbero di fatto le due facce della stessa medaglia. Con questa serie di emendamenti chiediamo di porre rimedio a questi due aspetti fondamentali. Da una parte chiediamo di, visto che non c'è assolutamente nessun tipo di urgenza in questa modifica statutaria di Ambiente, di fermare la macchina e fare una valutazione in attesa anche che si chiarisca l'orizzonte sulla nascita della nuova Pescara, cercando quindi di coinvolgere anche i comuni di Montesilvano e Spoltore nella conformazione del nuovo CDA di Ambiente. E dall'altra parte chiediamo di verificare effettivamente che una conformazione di questo tipo del comitato di controllo analogo possa rispondere alle linee guida che l'ANAC proprio qualche settimana fa ha emanato su come debba essere fatto il controllo analogo nelle società in house, e sicuramente non in questa maniera, cioè facendo di fatto fuori ogni forma di controllo terzo su delle valutazioni che possono essere anche importanti, come quella che alcune settimane fa
ha consentito di bloccare un piano economico finanziario disastroso per la vicenda del biogas. Si terrà il prossimo 20 di agosto la 42esima edizione della Tendopoli di San Gabriele. L'evento sarà preceduto dal pellegrinaggio che invece si svolgerà il 6 di agosto con il ritrovo in serata davanti alla cattedrale di Teramo e l'arrivo nel santuario previsto per le 6 del mattino. Sono due appuntamenti annuali che da 42 anni stiamo facendo e non potremo venire meno. Indubbiamente il pellegrinaggio l'anno scorso ho fatto con grande coraggio, quest'anno sicuramente saranno ancora molte più persone dello scorso anno. E ne approfitto per ringraziare anche i carabinieri e la questura, che sono stati sempre molto vicini a noi e ci hanno molto assistito. Poi per quanto riguarda la Tendopoli, evidentemente sarà di un solo giorno. La Tendopoli, anche se due giorni prima antecedentemente noi faremo delle connessioni via internet con i ragazzi per tenerli informati e per prepararli a questo evento. Quindi sarà un momento, la Tendopoli non può mancare perché c'è estremamente bisogno in questo momento storico. Siamo preoccupati perché i giovanissimi si sentono un po' isolati, soli, ed allora abbiamo invitato proprio a venire, credo che sia una delle persone che in Italia è più capace di parlare ai ragazzi, Alberto Ravagnani, che penso molti di voi lo conoscono, il quale sta sui media, sui siti, parla sempre ai ragazzi e siamo riusciti ad averlo e sono molto contento. Oltre a lui ci sarà un nostro confratello, Padre Massimo, il quale è un esperto in musica leggera, in musica moderna ed è richiamato e rinomato, tanto è vero che andrà anche al Meeting quest'anno di Rimini, quindi prima andrà da noi e poi andrà anche a Rimini. Questo perché? Perché vorremmo che a questi nostri ragazzi giovani gli arrivasse un messaggio giovane, un messaggio che il tema della Tendopoli dice. Qual è il messaggio che vogliamo dare? Giovane, dico a te, alzati, talita cum, questo è il tema, giovane, dico a te, alzati, prendi la tua vita, prendi la tua storia, prendi quello che sei, non aver paura, tu sai che sei speciale perché sei amato da Dio, quindi alzati e cammina. Un monte premi di 18.000 euro in palio per chi vincerà il concorso pianistico internazionale collegato alla rassegna Chieti Classica. Da domani sera in ogni angolo della città, a partire dalle ore 21, sarà possibile ascoltare gratuitamente concerti con nomi illustri della musica classica internazionale, prenotando il posto al numero 329-142-8830 via WhatsApp. Da domani arriveranno a Chieti 100 musicisti da tutto il mondo, il 70% di loro sono straniero, si tratta di musicisti stranieri che arriveranno qui per suonare in questa rassegna che ormai è la quinta edizione, una edizione che sarà comunque un'occasione per far arrivare anche tanto turismo a Chieti. Certo, questo è l'intento principale, quello di far conoscere le bellezze del nostro territorio, di Chieti e dell'Abruzzo, perché poi tutte queste persone, considerate, non hanno trovato tutti spazio all'interno della nostra città perché è stato tutto riempito già da mesi. E quindi vivranno il territorio in tutta la sua bellezza e terranno concerti nella città di Chieti, naturalmente nei luoghi più rappresentativi, e verranno anche qui a fare formazione con docenti di altissimo spessore che provengono dalle alcune delle accademie più importanti al mondo, quasi il Mozarteum di Salisburgo piuttosto che le Hochschule tedesche o le Hochschule di Vienna, da dove per esempio viene una delle più grandi violinisti della storia della musica, Dora Schwarzberg. Nomi importanti per delle masterclass che si terranno al liceo Giambattista Vigo lungo il corso Marruccino, ma in realtà tutta Chieti sarà coinvolta perché ci sarà musica in tutti gli angoli della città con nomi importanti. Certo, innanzitutto le masterclass si terranno in diversi luoghi. Noi terremo masterclass presso il museo universitario, presso naturalmente il quartier generale, così lo definisco, che è il comitato Giambattista Vico, che è il nostro partner, presso il foyer del Teatro Marruccino, presso la sala della prefettura dove terrà le masterclass il maestro Pavel Girilov, docente del Mozarteum di Salisburgo, e in altri luoghi della città. E sarà addirittura possibile, passando per la nostra segreteria artistica, poter prenotare dei momenti per ascoltare le lezioni dei nostri maestri e poi la sera, a fine giornata, i concerti tutte le sere, con quattro serate molto speciali, che sono quattro serate dedicate volontariamente soprattutto dall'intento dell'European Foundation for Support of Culture, che è coorganizzatore con noi, è una fondazione di Malta, di dedicare un numero di quattro serate completamente al compositore Wolfgang Amadeus Mozart, perché hanno scoperto nelle loro ricerche che questa città è molto affezionata a questo compositore e tra l'altro con un'azione anche di solidarietà hanno voluto coinvolgere in questi concerti proprio i virtuosi di Kiev che sono ospiti della nostra città, che saranno diretti da grandi direttori internazionali provenienti da diverse parti del mondo e
poi anche con la presenza di solisti di altissimo spessore. Si pensi al pianista coreano Hans Hu, che il 26 sera quindi inaugurerà con un concerto di Mozart e pianoforte orchestra, o al pianista italiano, vincitore del premio Beethoven di Bonn, o al pianista italiano Saskia Giorgini, che è vincitore della penultima edizione del concorso Mozart di Salisburgo. Quindi parliamo di personalità artistiche di spessore assoluto. Prenderà il via domani e fino al 31 luglio la 14ª edizione di Tacchinando a Canzano. Oltre alla degustazione del piatto tipico della cucina canzanese, non mancheranno momenti dedicati ai vini e all'artigianato. Vediamo il servizio. Dopo 2 anni di fermo forzato, Tacchinando apre le porte a Canzano. Quest'anno, oltre alla, diciamo, la caratteristica tipica dell'evento che conosciamo tutti, quindi la degustazione enogastronomica dove principe il tacchino alla canzanese, c'è stata una collaborazione molto importante tra il consorzio del tacchino, la Proloco di Canzano, che ha organizzato un prosieguo dell'evento in un'area comunale, il giardino del Palazzo Taraschi. C'è anche la collaborazione con l'associazione Arts & Labor, che apre il museo comunale per esporre l'altra, diciamo, eccellenza di Canzano, che è rappresentata dal ricamo. Dal 28 al 31 luglio, appunto, a seguire di Tacchinando, ci sarà questa manifestazione organizzata come una sorta di after dinner, quindi con degustazione di vini abruzzesi e degustazioni a modi finger food di tacchino alla canzanese rivisitato in un'ottica un po' più originale e moderna. A seguire ci saranno 4 complessi durante le 4 serate, ci saranno delle visite guidate al Museo del Ricamo e nel Torrione, dove ci saranno esposizioni invece di artisti locali. Anche l'arredamento del locale sarà organizzato da artigiani locali. Tutto questo appunto in un connubio, e ne approfitto per ringraziare il consorzio del tacchino alla canzanese per questa sorta di occasione per rilanciare un po' il territorio dopo questi anni di pandemia, e anche con la frana a Canzano. Piatto principe è il tacchino alla canzanese, sarà una sorta di ristorante all'aperto, quindi con possibilità, eventualmente auguriamoci di no, di piogge, c'è la possibilità di un gazebo, quindi al coperto, quindi a Canzano vi aspettiamo in tanti. La pagina dello sport, prima uscita di precampionato convincente per il Pescara, che ha superato ieri in rimonta i turchi della Dana Demirspor strappando i primi applausi dai propri tifosi. Il servizio. Un Pescara che piace, quello visto ieri alla prima amichevole stagionale, non a caso uscito fra gli applausi convinti degli sportivi biancazzurri che sono accorsi allo stadio degli Angeli di Palena e i quali hanno trovato già in Luigi Cuppone il beniamino della nuova stagione. E allora poco male che nel prestigioso avversario, la Dana Demirspor, club della massima serie turca allenato da Vincenzo Montella, non abbiano giocato le principali attrazioni, l'ex Birkir Bjarnason alle prese con un dolore alla schiena e Mario Balotelli, che però ha Palena c'è stato e si è allenato a parte, coinvolto com'è in dinamiche di mercato che possono portarlo altrove, e che si è comunque mostrato disponibile con chi chiedeva selfie. Il Pescara ha battuto in rimonta 2-1 un avversario sulla carta di 2 categorie superiore, il tutto sotto gli occhi del presidente Daniele Sebastiani, affiancato dall'ex patron del Teramo Luciano Campitelli, che si occuperà del commerciale, come ha svelato lo stesso Sebastiani a fine gara. Spettatori d'eccezione anche gli allenatori pescaresi Roberto D'Aversa ed Eusebio Di Francesco. È chiaro come non ci si possa far ingannare dal fatto che le due squadre sono al lavoro da poco tempo e che il risultato in questi casi conta meno, ma quello che giustamente ha apprezzato il pubblico è la voglia di ben figurare espressa dalla squadra di Alberto Colombo, le prime idee di gioco sviluppate e le qualità che i singoli hanno fatto intravedere. Se Cuppone è già beniamino ed è rimasto in campo per ben 80 minuti è perché ha costantemente attaccato la difesa avversaria, non solo palla al piede con le sue progressioni, ma anche andando a pressare i difensori. C'era curiosità di vedere anche l'assetto tattico scelto da Colombo, che ha presentato un Pescara con il rombo e con il gioiellino Marco Delle Monache nel ruolo di trequartista, il quale ha regalato sprazzi del suo talento. Dietro Cuppone e Lescano,
che hanno firmato i due gol biancazzurri. L'argentino, ancora legnoso e penalizzato dalla stazza, si è fatto trovare pronto però sulla punizione di Lombardi per timbrare l'1-1 e quando ha potuto ha dialogato bene coi compagni di reparto. L'ex casertana è Potenza, nella ripresa all'ennesimo allungo si è procurato un calcio di rigore, fallo del portiere dei turchi Karakuş, che poi lui stesso ha trasformato in sicurezza. In un reparto dove il DS Delli Carri deve ancora lavorare tanto per inserire nuove forze, si vede la personalità di Luca Mora e non hanno sfigurato i baby Lombardi e Germinario. Ha tenuto la difesa nonostante qualche titubanza in avvio, qualche minuto nel finale anche per l'ultimo arrivato Pellacani, mentre i terzini Milani e Saccani, che dopo una stagione da quinti ora si stanno riadeguando a fare i quarti, hanno giocato una gara prudente e attenta, mettendo da parte la loro capacità di spinta. È calcio di luglio e il lavoro da fare ancora molto, ma lo spirito e le prime idee viste contro l'11 di Montella sono la base su cui poter costruire la stagione del rilancio. Nuova settimana di passione in Casa Teramo. Giovedì 28 luglio è in programma il Consiglio federale che deciderà sui ripescaggi per i posti lasciati vacanti dalle esclusioni di Teramo e Campobasso, decise dal Consiglio stesso lo scorso 8 luglio e confermate dal Collegio di Garanzia del CONI. Ora i due club esclusi si affideranno al TAR, ma i tempi sono strettissimi. Domani il Collegio di Garanzia pubblicherà le motivazioni e solo dopo si potrà inoltrare ricorso presso la giustizia ordinaria. Il Teramo confida nell'accoglimento dell'istanza di sospensiva dei ripescaggi o che nel sorteggio del calendario previsto per il 2 agosto siano presenti le lettere X e Y in attesa del giudizio di merito del Tribunale amministrativo circa una riammissione dei due club in Serie C. Sempre in questa settimana si attende che con apposito atto il Tribunale di Roma rimetta nelle disponibilità di Davide Ciaccia le quote sbloccate, il 60% del capitale sociale, che saranno poi cedute all'imprenditore Giuseppe Spinelli, che la scorsa settimana è stato per la prima volta in città per incontrare il sindaco D'Alberto. Pesca d'altura o dalla riva, i più forti pescatori del mondo si sfideranno per aggiudicarsi la palma di campione del mondo in Abruzzo. Vediamo il servizio. L'economia del mare è uno dei settori a più alto valore aggiunto, capace di generare ricchezza ed attrarre nuovi investimenti da parte dei giovani nell'ambito della ricettività e dello svago. E con queste premesse sono stati presentati presso la Camera di Commercio di Chieti Pescara i due campionati mondiali che si svolgeranno tra settembre ed ottobre lungo la costa adriatica abruzzese. Il primo campionato di pesca d'altura e drifting 2022 partirà il 10 settembre dal porto turistico Marina di Pescara e coinvolgerà circa 15 nazioni da tutto il mondo per conquistare il titolo di campione del mondo di Big Game Drifting 2022. Il 30° mondiale di pesca al tonno, una pesca totalmente green, in sintonia con le filosofie della federazione, con il rilascio in vita del pesce, il filmato e la misurazione e quindi una classifica solo in base al numero di catture e alla lunghezza del pesce. Abbiamo una rappresentanza molto nutrita anche perché Pescara a livello mondiale è conosciuta per una grande quantità di pesci, dei tonni, tonno rosso, e quindi è ambita da qualsiasi tipo di pescatore sportivo o anche dilettante. Presentato, come detto, anche il quinto campionato del mondo di Surf Casting Master 2022 Costa dei Trabocchi, che prenderà il via il 1° ottobre e toccherà più comuni da Francavilla al Mare a Vasto. La prima prova si terrà a Francavilla al Mare, a nord e a sud del pontile, nell'arenile a nord e al sud del pontile di Francavilla al Mare, mentre la seconda prova si terrà sulla spiaggia di Vasto, poi Fossa Cesia ed infine Casal Bordino. L'ultima prova terminerà sempre a Fossa Cesia. Il tutto con l'appoggio della Camera di Commercio, che ha l'obiettivo di valorizzare entrambe le province di Chieti e Pescara. Essendo una gara a livello internazionale, presentare il nostro Marina al mondo è un'ottima occasione. L'altra poi a ottobre si farà nella costa di Trabocchi, raggiungerà diverse località della costa e io credo che sia anche questa una bellissima iniziativa, grazie ai realizzatori, perché farà conoscere il nostro territorio a livello internazionale.
Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.